Amici di pianetempoli.it, siamo in collegamento con Riccardo Nardini, ultimo acquisto dell'Empoli Calcio. Benvenuto ad Empoli, Riccardo. Benvenuto a voi, grazie mille. Senti, parto ovviamente dalle considerazioni più banali e più sempliciotte, e ovviamente qual è la tua prima impressione nell'essere arrivato ad Empoli? No, un'ottima impressione, era quello che volevo soprattutto la categoria, arrivata a Empoli, una piazza importante. E sono contento che sia arrivata e sono felice di aver firmato un contratto annuale con l'Empoli, ecco. Categoria che purtroppo hai perso all'ultimo soffio con la tua Reggiana lo scorso anno. Sì, 2 anni di fila abbiamo fatto i playoff a Reggio, purtroppo non sono riuscito a raggiungerla con la squadra, l'ho raggiunta singolarmente e quindi devo ringraziare comunque il mister mio dell'anno scorso e i miei compagni, ecco. Tra l'altro leggevo, nato a Pavullo nel Frignano, il luogo del mitico bomber Luca Toni, però tu non sei un attaccante, raccontaci un po' di No, te. no, no, c'è solo il luogo di nascita, Luogo che vi accomuna. però insomma, niente, io sto in provincia di Modena, Fiumalbera, il comune più vicino, per quello siamo nati nel solito paese, cioè nel solito Certo. comune. E, niente, io comunque sono un giocatore che spero di fare bene a Empoli, sono un cursore di fascia e spero di fare il massimo per la squadra e per me. Anche se lo scorso anno, insomma, nella Reggiana qualche gol lo hai messo a segno. Sì, ho gol, insomma, quando si fa gol va sempre bene, quindi le stagioni diciamo che migliorano sempre quando ci metti qualche gol. Speriamo di non aver perso il vizio. Un arrivo che è stato molto caldeggiato da Mister Aglietti, anzi si dice che sia stata proprio una sua precisa richiesta. Sì, spero di sì, insomma, lui così mi è stato detto anche a me, quindi sono stato molto felice di approdare con un allenatore che ti vuole, sicuramente parti con entusiasmo, perché insomma la Serie B è sempre la Serie B, è un campionato difficile e lungo e ci vuole tanto fiato, insomma. Ecco, di Empoli cosa sapevi, cosa conoscevi, come te lo immaginavi l'Empoli Calcio? No, conoscevo perché insomma è una società che negli ultimi anni fa sempre comunque Serie A, Serie B, Serie A, Serie B, una società seria che vende giocatori giovani a cifre importanti, che acquista giocatori e poi li rivende a cifre importanti. Conosco Lorenzo Stovini, insomma, so un pochino di questa società, mi è sembrata molto organizzata, ecco. Tu ci arrivi a 27 anni, diciamo in piena maturità calcistica. Sì, ci arrivo a questa età qua, ho già fatto queste categorie qua anni precedenti, poi per una serie di motivi sono dovuto riscendere, rimboccarmi le maniche e sono stato contento di riuscire a tornare in Serie B, insomma. Tornare in Serie B, ma tornare anche in Toscana, perché tu, ricordiamolo, la tua carriera è iniziata in Toscana, Aglianese, Poggibonsi, San Giovannese, Prato, penso di non aver dimenticato nessuno, poi invece il Sud Italia prima della Reggiana. Sì, diciamo che ho fatto una buona gavetta di Serie C in giro per la Toscana, poi anche in Puglia, a Foggia, poi sono approdato a Catania, a Reggio Calabria, Avellino, insomma ho fatto tanto sud, poi sono tornato a Reggio, comunque era vicino a casa, non ero da casa, in Serie C, mi sono rimboccato le maniche, come ho detto, e ora sono a Empoli, pronto a rimboccarmi le maniche un'altra volta per, non so, raggiungere magari un altro contratto con l'Empoli per gli anni futuri, ecco. Senti, io leggevo una curiosità che mi ha particolarmente attratto. Sei cittadino onorario di Reggio Calabria. Sì, Ecco, perché quindi io, arrivai. ecco, raccontaci un po', perché non hai fatto miliardi di presenze nella Regina. No, no, però arrivai nell'anno che era a meno 11, arrivai a gennaio e su 17 partite Mazzari me ne fece giocare 12 e quindi sono diventato cittadino onorario di Reggio Calabria, ecco. Beh, in una piazza come quella molto calda è una bella cosa. Beh, sicuramente, sicuramente, infatti Mazzari credo che sia stato l'allenatore che più mi ha valorizzato in questi anni, ecco. Senti, da giovedì si parte, poi tra l'altro insomma, ci incontreremo anche personalmente. Quali sono i propositi appunto che tu hai per questa stagione che deve iniziare? Cercare di dare, sicuramente darò sempre il massimo e poi dopo non lo so, vedremo, dai, spero comunque di dare il massimo e di fare bene per l'Empoli, ecco. Riccardo, noi ti ringraziamo e ci vediamo giovedì mattina. Grazie mille, arrivederci.